Buonasera, eccoci qua di nuovo riuniti per questa nuova puntata, mi pare che sia la puntata numero 6 di EOS per tutti, che non facciamo confusione perché qua farò una trasmissione con l'altra, stiamo facendo un sacco di confusione, un sacco di montaggi. E questa sera abbiamo anche il nostro Carlo che purtroppo si è massacrato una manina, è lì con i tre dittoni grossi. Vabbè, qual è l'argomento del giorno oggi, Carlo? Allora, cosa trattiamo stasera di bello? Sì, il messaggio della terza luna del 19 è questo. Quando guardi il mondo con gli occhi del cuore, cioè con coraggio, fiducia e compassione, vedi l'infinita bellezza e perfezione della creazione. Commenteremo questo discorso qua. Bello, okay. Mi piace. Ci vuole un momento di riflessione, sì, perché sì. Proprio intanto, è vero che il cuore parla uno, però... Allora, intanto chiariamo subito una cosa. Dire quando guardi il mondo con gli occhi del cuore vuol dire che cosa? Vuol dire guardarlo con amore. Sì. Ma amore è una parola molto, come dire, inflazionata sicuramente, tra le altre cose. Ecco, ma anche tutto sommato indefinita. Perché quando uno dice, ma l'amore cos'è? E dice, quando sei innamorato, sai bene che sei innamorato. Calma. L'innamoramento e l'amore possono essere due cose completamente diverse. No? Ecco, come abbiamo sperimentato sulla nostra pelle tante volte. No? Ecco. Primo, cioè innamoramento e amore, come diceva anche il buon, chi era? Un sociologo, ecco, che ha scritto un libro intitolato Innamoramento e Amore, e diceva, non sono la stessa cosa. Ecco. L'innamoramento è quella spinta iniziale che dovrebbe portare poi all'amore, sì. No? Ecco. Però l'amore è un atto consapevole, non è un atto casuale. Io lo vedrei anche in un'altra maniera, perché vedere con gli occhi del cuore vuol dire riuscire a capire fondamentalmente un principio che è un po' difficile, non è alla portata di tutti, nel senso che non tutti ci pensano, ma siccome noi siamo probabilmente fatti di due esseri, cioè il corpo fisico e il corpo, l'anima cosiddetta, in poche parole, ma il corpo energetico. La personalità e il corpo energetico. Esatto. Potrebbe anche voler dire guardare con quello che è la parte nostra. Con l'anima. Pura, sì, ma infatti. Pura, e quindi è anche quella che ha meno vincoli da quel punto però di vista. Però c'è un grosso problema, che la stragrande maggioranza delle persone, la parola anima la capisce. La capisce, sì. Però avere l'abitudine di guardare con gli occhi dell'anima, d'accordo, non è così comune. C'era San Francesco che lo faceva bene, così. Possiamo portare allora, lui come esempio. Tanto ti dà una brutta notizia notto. Ecco, vedi. Noi possiamo fare i lupi di San Francesco. Ecco, potete fare i lupi di San Francesco. Mi pare strano non te l'avessero detto visto di San Francesco, ma comunque è morto. Seconda cosa, d'accordo, è anche vissuto parecchio tempo fa, insomma, sì, quelle robette là si sono un po' perse, diciamo, cioè sicuramente nel periodo in cui viveva San Francesco c'era una possibilità e anche una spiritualità nella gente, anche se in maniera molto più rozza, per lo più, molto, molto meno intellettuale della nostra, ma sai, il mentalismo conta molto poco dal punto di vista spirituale, ecco, questo è il punto. Noi siamo molto mentali. No, come cultura, ma non siamo, non siamo poco spirituali. Su questo ti do ragione, però comunque vedo che c'è un no, siamo in progressione, avvicinamento. Dovremmo essere in progressione, perché sì. Sennò continuiamo ad andare giù per il buco e non risaliamo. A questo punto sarà anche ora che cominciamo a risalire. È ora che cominciamo a risalire. Ma allora, quello che può essere interessante parecchio, secondo me, è definire, appunto, definiamo un attimo. Sintetizziamo, poi qui nessuno pretende dare una definizione a livello matematico assoluta di cos'è amore, eccetera, eccetera. No? Ecco. Certamente poi ci servono tante cose da dire, amore incondizionato, eccetera, eccetera. Ma amore, va bene, beh, lì intendiamo l'amore incondizionato, perché l'amore condizionato non è veramente amore, quindi amore incondizionato. Okay? Come lo possiamo sintetizzare? Anzitutto ricordiamoci, amore non è... banalmente, non lo so, dolcezza, gentilezza, dare la propria vita per un altro, eccetera. E secondo la spiritualità in generale, non solo quella che insegniamo noi, ma insomma in generale la spiritualità, è prima c'è un atto di coraggio, l'amore, no? Ecco,
intendendo come coraggio non di assenza di paura, anche qui tutte le parole vanno spiegate, perché noi nella nostra cultura usiamo le parole tante volte senza neanche sapere cosa stiamo usando, no? Ecco. Quando diciamo coraggio, uno pensa assenza di paura, no? E non è così. Il coraggio è quello della persona che, pur sentendo la paura dentro di lui, la accetta, la riconosce, sa anche che ha una funzione, perché la paura serve anche a svegliare l'organismo, no? Ecco, ti riempi di adrenalina e quindi sei con gli occhi ben aperti quando hai paura. Ecco. E quindi ha tutta una serie di funzioni la paura. E il vero coraggio non è quello di reprimere la paura, di toglierla. È quello di dire a se stessi: bene, io ho paura, benissimo, la teniamo lì. Facciamo tutto quello che dobbiamo fare, anche se c'è la paura di mezzo, non contro la paura, perché comunque accetto che se la paura c'è vuol dire che deve esserci. Questo è il vero coraggio, no? Il vero coraggio non è alzare la testa e dire io non ho paura. Può essere un'azione consapevole? Sì, sì, allora diciamo che un'azione consapevole è sempre un'azione di coraggio, perché un'azione consapevole è, questo magari lo diciamo un attimo dopo, un po' meglio, però l'azione consapevole è semplicemente quella in cui tu ti rendi conto che hai un libero arbitrio, cioè che puoi decidere di andare a sinistra o di andare a destra se vuoi, ok? Ecco. Quando ti poni in questa condizione, già ti prende la paura, perché dice se sbaglio, d'accordo? Ecco. Quindi, di fatto, ogni azione di tipo essenzialmente, appunto, consapevole, è una scelta, quindi un'azione di libero arbitrio, e richiede quindi coraggio, per forza di cose. Ecco. Poi può richiedere tanto, può richiedere poco, d'accordo? Ecco, ma non è neanche questione di... Qui non parliamo di quantità di coraggio, perché giustamente ci sono persone che sono molto coraggiose, va bene, ecco, oppure ci sono persone che non lo sono affatto, che non farebbero mai quello che fanno. Però tutti hanno il loro range, no? Cioè la loro modalità di considerare il coraggio, che non può mai essere, cioè è un falso della nostra cultura, quello di pensare che il coraggio sia l'antitesi della paura. Coraggio e paura convivono nelle persone, anzi il vero coraggio è quello che riconosce la sua paura e se la porta dietro, perché sa che veramente in fondo, se lui usa il coraggio, d'accordo, la paura non lo bloccherà nel fare quello che deve fare. La paura blocca, sapete quando? Quando è che blocca la paura? La paura blocca quando dici: cazzo, ho paura. A sto punto non posso più fare quello che volevo fare. Ma chi l'ha detto? Il gioco di parole è aver paura di aver paura. Ecco, esatto. Non è un gioco di parole, ma è una grande verità. La paura di... No, allora, io non faccio nulla o non prendo una decisione, sto immobile, per paura di perdere. Quello è amore condizionato? Sì, sì. Cioè, qui parliamo, in questo caso, di amore verso te stesso. Sì, no? Ecco. Cioè è un amore condizionato, perché se tu hai paura di perdere vuol dire che non ti ami veramente incondizionatamente, ti ami quando vinci o perlomeno quando non perdi, d'accordo? Sì. Ecco. E infatti è proprio un esempio. Beh, ma anche rivolto agli altri, non so, il classico esempio che c'è una ragazza che ti piace, gli dici: ma adesso siamo amici, se muore ho paura di rovinare, di fare, e non hai quindi una crescita in questo caso. Ecco, infatti, e questo è il punto, la paura ti blocca fin tanto che tu non vuoi averla, è paradossale la cosa, ma questo è il punto. Se tu invece accetti che c'è, non ti bloccherà mai la paura, ti renderà momentaneamente le cose più difficili rispetto a quello che tu avresti voluto, fin là ci possiamo anche arrivare, ma chi ti dice che quella non sia la via giusta per arrivare al tuo obiettivo e soprattutto arrivarci nella maniera giusta? Perché voi pensate, non so, una persona che non ha mai paura, va bene, non vive tanto. È un incosciente. Sì, al di là di classificarlo, ma è facile che ce la lasci presto le penne, insomma. Che faccia male a lui e anche agli altri. E anche agli altri, no? Ecco, quindi la paura basta andare per strada. Certo. Appunto, ma voglio dire, quindi la paura ha una sua funzione, quindi se ha una sua funzione è inutile viaggiare nell'utopia di toglierla di mezzo, perché altrimenti rompe le scatole, no? Ecco. E quindi anche tutti gli educatori, le persone, io per esempio con mio figlio, va bene, non mi sta ascoltando credo in questo momento, oppure sì, ciao Francesco nel caso, ecco, ma voglio dire, ecco, ma nel suo caso io non gli ho mai
né detto di non aver paura, né detto di non aver paura. Ho sempre accettato le sue manifestazioni come quelle di paura le ha fatte, avute alcune volte, però era un bambino che veramente non mostrava quasi mai paura di niente. Quelle volte che ha mostrato paura delle cose, d'accordo, ne aveva più sua madre di lui. Ok, ecco. Oppure, ecco, c'è... ciao anche sua madre, ecco, ma comunque... allora voglio dire... ma forse l'hanno... c'è anche... non la definirei l'incoscienza del bambino, ma... No, il bambino non è incosciente. No, infatti, ma è la mancata esperienza. La mancata esperienza, quindi certo. Là c'è quello certo. Che loro vanno via dritti perché tanto non sanno certo, cosa non li sanno, aspetta. Non sanno cosa li aspetta. Ecco. Però, ecco, e lì c'è il compito del genitore, esatto. Che evidentemente deve arrivare. Però se il genitore è sempre lì, lui prima di tutto ha paura della paura... Ah, sì, della te la trasmetti. Cioè, la trasmetti e non... ecco... Questo è vero. Mio figlio sì. Sa bene che un bel giorno di novembre è finito a faccia giù dentro il lago dei cigni, d'accordo? Ecco perché aveva la fissa di camminare sul bordo del lago, d'accordo? Ecco, suo padre cosa ha fatto? L'ha sempre lasciato camminare sul bordo perché intanto il bambino sapeva già galleggiare al mare, quindi insomma, ma a parte quello, va bene, c'era lui, io modestamente sono istruttore di nuoto, anche assistente bagnanti, quindi qualcosa mi so fare, e quindi naturalmente ho detto, va bene, se vai in acqua lo tiro su. Ecco, ecco, ma bisogna anche raffreddare quella volta. L'ho pigliato per la colonna, l'ho tirato fuori, eccetera. Quando aveva 12 anni, aveva 4 anni, quando aveva 12 anni, attraversava la baia che eravamo in Jugoslavia, un chilometro e passa a nuoto, andava a ritornare tranquillo, patacin, patacciù, tranquillamente. Ecco, questo per dire, no, che quando tu non ti metti con la paura sempre davanti a quei bambini, poi viene fuori una persona che può avere paura delle volte, ma è equilibrato, capisci? Perché io sarei altrettanto spaventato di conoscere una persona, cioè, che non ha mai paura, quello lì è veramente un pericolo, spesso per se stesso e a volte anche per gli altri. Ecco, perché la paura ha come funzione, gli animali ce l'hanno, quindi a volte, ecco, quindi, e cosa gli serve? Però, qual è la differenza tra la paura degli animali e la nostra? Che quando noi, quando l'animale, quando il pericolo è passato, non ha più paura, gli va via, non è che sta lì a pensarci sopra, eccetera. La paura è andata via, il pericolo è andato via. Invece l'uomo se la tiene. L'uomo è pieno di paure che sono ricordi di un'infanzia conflittuale e di cose conflittuali. Anche di una mamma che gli correva dietro, mettiti il cappello in testa, tutte queste robe qua, non prendere la piova, e tutto, se no ti prendi freddo, che aveva sempre paura che succedesse qualcosa, ma mira che scambiava questo come amore. Ecco, vedete com'è facile... Appunto, torniamo un attimo indietro su questo perché volevo dirlo alla fine, ma a sto punto l'ho già detto due o tre volte. Cioè, com'è facile oscillare tra amore incondizionato e amore condizionato credendo che siano la stessa cosa? Facciamo proprio il classico esempio dell'educazione, no? Ecco, l'educazione, diciamo media, poi ci sono certamente i genitori tanto di cappello, però voglio dire, l'educazione media che noi riceviamo in questa società che poi ci condiziona in pratica fino a essere schiavi fondamentalmente, ecco, è un'educazione in cui l'amore sostanzialmente viene profuso, soprattutto nelle occasioni e nei momenti in cui il bambino si comporta come i genitori desiderano. Poi, ci sono vari livelli e varie modalità, però molto spesso le cose vanno in questo modo. E basterebbe che andassero anche una volta sola, vanno molto di più di una volta in questo modo, per cui il bambino alla fine ha dentro una reazione, per cui dice, ma come? Qua mi amano solamente se faccio quello che vogliono loro. Non è che lo pensa, perché se in quel momento ha 2 anni non è che fa un pensiero consapevole, ragionato, eccetera. Però l'emozione che è dentro è la stessa. Questi mi mollano per strada, metti, va bene, sai quanta gente che va a fare terapia dei psicologi si scopre che hanno una paura tremenda dell'abbandono. Ma perché? Quanta gente abbandona i figli? Sì, qualcuno sì, ma insomma, no, no, il numero non giustifica. Come mai? Ecco, perché il bambino vive come abbandono ogni volta che viene rifiutato nella sua manifestazione spontanea. Il bambino, giustamente, crede che quello che gli viene spontaneo da fare sia giusto. Quindi, siccome pensa che i genitori lo amino, perché se no non sarebbe venuto a sto mondo, ok, si aspetta che ci sia una reazione di accondiscendenza, eccetera. Perlomeno, probabilmente arriverebbe anche fino a qualche limitazione, ma non un no secco, che poi lui capisce che quello che ha paura non è lui, è il genitore. Il genitore dice no, questo non lo devi fare, perché il genitore ha paura di quella roba. È chiaro, questa è la cosa. E allora a quel punto il bambino non capisce più niente. Il bambino comincia a lottare contro se stesso, perché naturalmente non può rinunciare all'amore dei genitori.
ma quello si chiama amore condizionato. È lo stesso che diceva lui. E lo impariamo talmente bene che poi noi alla fine usiamo sempre solo amore condizionato. L'esempio della coppia è molto facile da fare, la gran parte delle coppie si formano perché la persona mi attira da morire, perché rappresenta apparentemente il mio ideale, perché mi innamoro, tutte quante bla 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 bla. Quindi se non fosse quello, ma avesse magari delle altre qualità, ok, eccetera, se fosse comunque una persona che con te va molto bene, però non ha tutte le condizioni che vuoi tu, cioè che ne so io, non deve essere marocchina, non deve essere povera, non deve essere... disoccupata. Ecco, disoccupata. Non deve essere, ecco. Se però, poi è lì... prima loro che dici, volte meglio, prima, la prima se domanda poi, è che se, lavoro fai. Ecco, soprattutto, ecco, soprattutto se assomiglia a una fotomodella 10 volte meglio, ecco, e quindi... Anche l'occhio vuole la sua. Sì, ho capito, però basta che non esageri, insomma, no, cioè... Ecco. E quindi alla fine quello è amore condizionato, cioè è un amore se, ok? Ecco. Allora uno dice, ma allora l'amore incondizionato cos'è? Amore in qualunque condizione? Sì, cioè voglio dire, non amore che tu devi dare a una persona sotto in qualunque condizione, no, ma se tu hai scelto di amare una persona e la ami in maniera incondizionata, semplicemente sei contento di amarla e basta. L'amore che hai per una persona è già quello che ti basta per amare. Oppure scegli di non amarla. D'altra parte, se i bambini vivessero in un clima di questo genere, avremmo delle persone completamente diverse. Se un bambino venisse amato per quello che è, come per esempio succede nei bambini handicappati, i quali accettano l'anima del bambino handicappato, accetta l'handicap, anche probabilmente per mettere alla prova i genitori. Cioè se mi ami storto e strano come sono, d'accordo, vuol dire che mi ami di amore incondizionato. Quindi io preferisco fare una vita storto, però essere amato di amore incondizionato, che essere amato di amore condizionato per essere un bel bambino. Beh, penso che alcuni genitori con bambini problematici scoprano l'amore incondizionato, perché non puoi fare altrimenti. Con questi genitori loro ti dicono sono stati felicissimi di avere pur essendo a quel punto per l'occhio normale tornare allo sguardo dell'amore, l'occhio normale direbbe che è una delle più grosse sfortune che tu possa avere. Sì, ma infatti Ma è quasi una provocazione, no? Che l'anima, che è ciò che decide l'incarnazione, eccetera, mettiamo che sia così, ecco, supponiamo che l'anima che decide con chi incarnarsi, cosa e come, sceglie di produrre un bambino con degli handicap, magari anche molto forti, perché quello lì vuole essere amato in maniera incondizionata. Cioè, se tu ami uno storto, d'accordo, uno fatto male, eccetera, eccetera, vuol dire che lo ami veramente. Sì, no, non c'è un concetto di espiazione su questo. Ma questo è un altro discorso. Ecco. Per esempio noi, come sai, perché tu frequenti la nostra scuola, cioè noi riteniamo che l'espiazione sia una cosa inventata dopo. Dopo, ecco. Permanente. Ecco, nel senso per giustificare poi tantissime ma cose. Ma che tarte. Che poi, sapendo le cose che sono accadute... Sei così perché è stata colpa tua. Ecco, esatto, sì, appunto. Soprattutto, cioè, da un punto di vista strettamente spirituale, l'espiazione non ha senso. Perché la spiritualità non sta con i sensi di colpa. Il concetto di peccato, bisogna vedere come lo si esprime, perché esprimendolo in un certo modo può anche essere accettato dentro la spiritualità, va bene, il concetto di peccato. Nel senso che se tu per peccato intendi il risultato negativo, il contraccolpo del risultato negativo di una tua scelta di comportamento, ok? Allora ci sta dentro la spiritualità, perché lo spirito non è mica tanto morbido, non ti salva da niente. Se hai fatto una cazzata, come si dice, non è che la paghi perché hai fatto una cazzata, perché quella è la conseguenza delle tue azioni. Quindi, se tu non vieni messo di fronte alle conseguenze delle tue azioni, tu non impari mai. E siccome allo spirito quello che interessa è che tu evolva, tu devi per forza, le leggi spirituali sono così, d'accordo? Cioè, la prima di quelle che noi citiamo è la legge causa-effetto, ok? Che poi si possa trasformarla attraverso la consapevolezza, assolutamente sì, ma che tu ti trovi di fronte a una cosa, che tu abbia fatto in un modo, che tu abbia fatto in un altro, no, ti deve ritornare il risultato della tua scelta, perché altrimenti non impari mai, non evolvi mai. Ecco, questo viene chiamato, come nella religione, viene chiamato la punizione per i tuoi peccati, ok? Ecco.
preferiamo vederlo su un punto di vista un pochino più elevato, perché in realtà questo peccato tu lo hai fatto sempre per non consapevolezza, perché non avevi capito chiaramente come stavano le cose, perché avevi bisogno di sperimentare questa cosa, eccetera. Quindi c'è veramente la colpa dietro questa roba qua, o è semplicemente un problema di ignoranza? Allora, sì, non c'entra niente col castigo. Non può non c'entrare niente col castigo. Anzi, non c'entra niente col castigo, anche perché due sono le cose, ci sarebbe un fatto antitetico, adesso ti faccio parlare. Cioè, se Dio è amore, o meglio, se l'energia che crea tutto crea per amore, e se non fosse così sarebbe un disastro, ecco, se l'energia che crea tutto è amore, ok, come può preventivare un castigo? Cioè, da cosa nasce questo castigo? Cioè, dopo non può mica pretendere che noi, questa energia, che noi impariamo a perdonare, se non perdona neanche lei, no? In realtà il castigo, chiamandolo così, è la diretta conseguenza del fatto che tu, invece di andare per una via, d'accordo, che porta al bene, hai scelto, per ignoranza o per quello che vuoi, perché non l'avevi mai fatto, una via che porta al male. Ma anche questa è esperienza. Quindi verrai comunque perdonato per questa roba qui. Cioè, non c'è, cioè, io non posso prendere Francesco Arrabbiano con lui, va bene, perché mi rompe i cosi qua. Perché lui non l'ha fatto per romperlo, hai capito? Il coso da fare dietro rotto. Qua. Non è rotto. Non è rotto, l'hai aggiustato. Non è rotto, non è mai stato rotto. Non è mai stato rotto. Ma voglio dire, io non posso prendermela con una persona che ha fatto una cosa non per cattiveria, ma perché in quel momento è la cosa andata così, d'accordo? Ecco. Sì. Poi diciamo anche una cosa, Carlo, che a parte il libero arbitrio che l'hai citato prima, perché uno ambiguo della vita decide di andare a destra o a sinistra, certo. Se vai a destra trovi una cosa, se vai a sinistra un'altra. Però partendo anche dal presupposto che siamo noi che ci creiamo la nostra vita. E certo. Ok. Quindi non può esserci una colpa per questa cosa qua. No. C'è un'esperienza, come hai detto tu giustamente, un'esperienza che tu devi fare, perché in quel momento non l'hai fatta e decidi di farla. Ecco. Giusto o sbagliata che sia per gli altri, ma per gli altri non. Adesso qua, perché se ci mettiamo molto a discutere su questa roba qui, facciamo mezzanotte, quindi lasciamo un attimo stare. Però io ricordo tante volte, anche nelle conferenze, le persone che saltano su a questo punto di vista, vorrei vedere uno che ti ammazza tuo figlio, che ha colpa o non ha colpa. No, allora, ci vorrà mezz'ora per spiegare come sta la faccenda, però ancora alla fine io concluderò che è inutile tirare fuori la colpa come discorso. La cosa interessante è tirare fuori eventualmente tutta una serie di discorsi, ma non si risolve niente dicendo la colpa è sua. Perché intanto quando l'azione è già avvenuta, no? Ecco. Ricorderò sempre quel caso, non so se l'ho già fatto in una trasmissione precedente, ma quel caso di quel avvocato ebreo che ha avuto così come esperienza quella dei nazisti che sono entrati in cucina una sera da lui e li ha fatto fuori, tanto perché erano lì, la moglie e 6 figli. No, e lui, tu vai in campo di concentramento. In quel momento lui si è reso conto che avrebbe potuto continuare, che lui era rimasto vivo. E se voleva ancora vivere, avrebbe potuto vivere una vita di totale inferno, perché bastava che non facesse niente, che si ricordasse di questa roba qua. Odiare gli era assolutamente logico, d'accordo? Ecco. E però sarebbe vissuto nell'inferno. Sì, dice, non è che colpa sua, d'accordo, non è colpa sua, però lui vive nell'inferno intanto. Cosa ha fatto? Quando si è svegliato nel campo di concentramento, d'accordo, lui si è detto, io non odierò mai nessuno. Quando sono arrivati gli americani a tirare fuori, lui era appunto entrato tardi, a tirare fuori la gente, eccetera, eccetera, sapete bene le foto delle persone, lui non si capisce come, era una persona sana, non era neanche magro scheletrico, d'accordo? Era perfettamente sano ed era quasi felice, direi. Lui aveva passato quei 6 mesi, 8 mesi di internamento, aiutando a destra manca, privandosi a volte anche del cibo, va bene, ma vivendo di amore per la gente. Certo che ha fatto un salto strepitoso, ma ci sono ben 2 libri che raccontano questo caso, uno di uno psicologo che è proprio intitolato Uno psicologo nel lager, che racconta questa storia, e un altro di cui il titolo non mi ricordo, ma per me sono esempi fulgidi, che il concetto di colpa è un concetto arcaico e umano, non divino. No. Ecco, questo è il punto, insomma. Ecco. Difatti per quello in fondo Cristo ha, come dire, tolto i peccati dal mondo. Perché ha tolto i peccati dal mondo? Perché ha mostrato che il peccato in realtà non c'è. È un fatto di ignoranza. Sulla croce ha detto, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Ecco, poi questo non vuol dire togliere la responsabilità alla gente, no. Assolutamente. Ma allora se parliamo di responsabilità non parliamo di colpa, sono due cose ben diverse. No? Ecco. Di responsabilità sì, bisogna parlare, di colpa è un'altra cosa. Allora, qui un argomento che va un po' di moda è il pensiero positivo. No? Da 1930. Allora, allora uno quando dice devi guardare il mondo con gli occhi del cuore, uno pensa al pensiero positivo. Sì, sì. Mi viene in mente la gente un po' anni 60 con i fiorellini. Sì, quello è il rischio. Il rischio che sia un po' così, un po'. Anche tutta la New Age, se vogliamo. E basta, insomma. Ecco. Che differenza c'è tra il fatto di avere sempre un atteggiamento positivo e un atteggiamento congruo, diciamo così, con allora, la situazione? Una cosa bisogna dire molto chiaramente. L'atteggiamento positivo deve essere sempre consapevole, per cui non ha a che fare con l'ottimismo. C'è tanta gente che scambia il pensare positivo o l'essere positivo con l'essere ottimista, non è vero. Perché l'ottimista ti dice banalmente, direttamente, vabbè, andrà tutto bene, non è che sbaglia, va bene fare così. Però chi adopera il pensiero positivo accetta di vedere le cose come sono andate, però ha una filosofia di partenza e di base che lui ha scelto già a priori, per cui le cose come vanno sono comunque come devono andare affinché tutte le persone coinvolte in come vanno le cose imparino quello che devono imparare per raggiungere il loro obiettivo. Ecco, per esempio, voglio dire, supponiamo che io voglio imparare a fare delle grandi traversate con la barca, eccetera, eccetera, la prima volta che esco mi annego mezzo, vado in acqua, tutte quante queste robe qui, no? Però dopo magari quello mi darà, il fatto di aver superato questo mi ha dato l'esperienza per poi cavarmene in situazioni ben peggiori magari, no? Ecco, quindi l'ottimista dice non mi succederà niente, quando gli succede che cosa fa? Il pensiero positivo dice no, se mi è successo, adesso la faccio molto in stretta, ma insomma, se mi è successo vuol dire che dovevo imparare qualcosa e si mette in quell'ottica lì, non nell'ottica di dire guarda che sfortunato che sono, di lamentarsi, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi, ritornando al concetto di, cioè, l'atteggiamento corretto nei confronti della vita richiede una scelta a priori, cioè richiede di capire che il mondo in cui tu vivi, va bene, tu puoi scegliere che comunque sia quello in cui per forza di cose non devi perché ti tocca, è amore per te vivere in quel mondo lì, è chiaro? Ecco, questo è il punto, però devi farlo in maniera consapevole. Ecco che potremmo dire che la differenza tra il pessimista e l'ottimista, che in fondo sono due persone che hanno semplicemente girato i 180 gradi le cose, d'accordo? E chi pensa positivo, è che uno è consapevole. Cioè, chi pensa al pensiero positivo, chi usa il pensiero positivo consapevolmente è consapevole, lo fa consapevolmente. Ed è allenato a questo. Non so se sto rispondendo a quello che tu mi hai detto. Sì, non era un pensiero così. Sì. A me viene in mente, così a livello figurativo, che un ottimista, non l'ottimista che si alza la mattina e è prevalentemente contento invece che triste, che sia un modo un po' di nascondere la paura, come uno dice ah ma le cose andranno bene, come alzare il tappeto, buttare la paura sotto il tappeto, non la vedo e andrà infatti, tutto bene. Infatti, questa è un po' la faccenda, no? È un abito mentale. Invece, chi adopera consapevolmente la sera positiva è sempre presente, solo che non si mette lì a dire questo va bene e questo va male, fotografa le situazioni come sono, le accetta a priori, d'accordo, e pensando ok cosa devo imparare. Chi usa il pensiero positivo non pensa le cose andranno bene o andranno male, perché sa che comunque vadano, ok, quello è il modo in cui devono andare. Si pone invece un altro problema: cos'è che devo imparare? Cosa mi segnala questa situazione? Che cosa sto imparando attraverso questo fatto qua? Non evitare i fatti, ma capire perché avvengono. Ecco, non solo capire, ma anche accettare di farne esperienza per capirli come funziona, certo. Assimilarne il significato. Ecco, poi finiamo le tre parole, no? Sì, che abbiamo detto. Questa è una. Questa è la il coraggio, è sempre un po' che. Ecco, l'altra parola è fiducia, e questa si può capire, che è già contenuta nell'idea del pensiero positivo. Cioè, quando io
attraverso la vita pensando, ok, quello che mi sta accadendo, compreso che ho perso tre falangi, va bene, ecco, quello che mi sta accadendo è una lezione, è una cosa per me utile, perché come fai a dimostrarlo? Io non ho nessuna intenzione di dimostrarlo, l'ho già scelto a priori questa roba qui. Cioè mi domando, invece che stare lì a pensare, a dire se è un bene o se è un male, dico che cosa devo imparare, sono pronto a imparare da questa roba qua. Ecco, questo è la fiducia, perché vuol dire noi siamo nati dall'amore, siamo nati nell'amore, e quindi quello che ci accade non può che essere, e dice tutta la gente che muore, che soffre, tutte quante queste robe qui, là bisognerebbe capire che è proprio la loro strada per arrivare a capire questo. Questo è il punto, cioè può essere tremendo come modo di, ecco, qui appunto bisognerebbe parlarne molto di questo, ma c'è sempre il problema della mezzanotte, no? Quindi ecco, allora, però voglio dire, no, io sarei prontissimo a affrontare, anche perché nei corsi che tengo, tu lo sai, le affronto tranquillamente queste cose, perché so che alla fine è sempre lì che finiamo, no? Sulla paura della morte, della sofferenza e tutte quante queste robe qui, no? Ecco. Bisogna capire che morte, sofferenza, eccetera, sono sempre, comunque, qua non so quanti saranno d'accordo con me, ma le devo dire in questo modo, ecco le cose, perché non sono io poi che le dico. Beh, la prossima volta vengono a trovarci, ecco, qua, e le discutiamo insieme. Anche perché se si tengono le cose nelle generali, non si può che fare un discorso sintetico che può sicuramente non soddisfare tutti. Ma io ho accettato, Francesco lo sa molto spesso, anche da Barbara, va bene, e anche Marco, le discussioni nei corsi, nelle conferenze, eccetera, in cui la gente comincia a sbandierare le loro sfighe, chiamiamole così, no? E cioè, qua cosa avresti fatto tu, cioè come dovevo prenderla, eccetera, eccetera. Non è, cioè, non è difficile far vedere, se c'è un certo tempo a disposizione alla persona, che un altro atteggiamento nei confronti di quella cosa avrebbe probabilmente prodotto, oltre che dei vantaggi, anche una riduzione di quello che è il danno, come si suol dire, no? Ecco. Allora, questo non vuol dire che l'essere umano si produce solo che danni da solo, eccetera, eccetera. Bisogna semplicemente capire che gioia, dolore, sofferenza, felicità, tutte quante queste cose qua, sono fenomeni duali, d'accordo, che sono sempre compresenti, sempre nella vita. Bisogna essere pronti ad imparare dalla gioia, come anche dal dolore, pensando sempre comunque questa cosa fondamentale. E questo rientra nella fiducia come discorso. Cioè che alla fine quello che ti accade è quello che tu hai attirato per la tua evoluzione. Può sembrare molto duro delle volte. Io me lo sto dicendo a me in questi giorni. Ragazzi, perdere pezzi di mano non è una roba tanto, tanto tranquilla, d'accordo? Soprattutto per uno come me che è abituato a lavorare anche parecchio. Ecco. Però sto già capendo, e comunque sono entrato in quella direzione là, di dire ok, cosa mi serve sta roba? E da quando mi sono detto cosa mi serve, sono già accadute molte cose inaspettate nella mia vita, d'accordo, che mi hanno fatto capire anche perché probabilmente mi è accaduta sta roba qui. Ecco, quindi questo è la cosa. Mi fa piacere dirlo in trasmissione, d'accordo, perché voglio dire, poi non è certo la prima volta che mi succede nella vita, io sono un ariete, gli arieti ogni tanto si fanno male. È un disastro la vita, da questo punto di vista. Si rompe qualcosa, si fa male, cioè, ecco, quindi, ma al di là poi dei danni fisici, qualche volta si fanno anche male moralmente, come quello tutti quanti, ma comunque insomma, ecco. Però voglio dire, non è la prima volta che mi succede di trovarmi, ho 70 anni, quindi insomma, di trovarmi nelle peste, come si dice, no? Ecco. All'inizio non facevo sto ragionamento, da quando sono riuscito pian piano a farlo, vabbè, ad affrontare le cose così, non è che alla fine sono più di tanto diminuite le cose, semplicemente però ho utilizzato, cioè la mia crescita è stata anche perché a un certo punto sono finito in ospedale alle 6 della mattina con una colica alla cistiferia, insomma, d'accordo, ecco, e anche quella mi ha insegnato un mucchio di cose. Ecco, tanto è vero che alla sera dello stesso giorno io ho fatto ho fatto la mia giornata, neanche la sera, la mia giornata di istruzione della gente lo stesso, nonostante quello che avevo avuto alle 6 della mattina. Quindi voglio alle 3 della mattina. Quindi voglio dire, appunto il non cedere alla paura, quello che si diceva prima, ma l'accettare che ci sia, quindi non cedere ma accettare che ci sia, cioè dire ok, la paura c'è. No, se tu la respingi è come se non ci fosse, può anche andarti bene, può anche riuscirti, ma te la perdi ed è un peccato. Accetta di avere paura,
va bene, portatela dietro, prendetela sotto braccio e considera una tua alleata, ok? E questa ti aiuterà alla fine. Poi da qui il discorso sarebbe molto ampio, perché sappiamo che questa è una visione buddista, non buddista moderna, buddista antica, d'accordo, che è stata poi rispolverata nel 1000 d.C. C'è un libro anche molto bello di una monaca buddista, va bene, che dice: vai incontro ai tuoi demoni, ti porteranno dove tu desideri. Ok, ecco, uno dei demoni fondamentali è la paura. No? Ma ecco. Guarda, io se vuoi ti dico due esperienze che io vivo molto spesso, perché per il lavoro che faccio, per la passione che ho, la paura devo sempre portarmela dietro. Perché facendo il giardiniere, quando hai la motosega in mano, qualche attrezzo di quel genere là, o c'hai paura di quella roba, o se ci prendi confidenza va a finire che prima o poi ho una mano o qualcosa. E non è difficile, perché ne ho visti tantissimi io fare questa cosa. Quindi, e in moto la stessa cosa, perché se non hai paura di quello che ti si propone davanti, perché non dipende solamente da te, dipende anche da tutto quello che ti circonda, la gente, i telefonini che in mano, che non guardano la strada, eccetera, eccetera, quindi devi sempre avere un pochino paura, sia del mezzo, che non hai protezioni di nessun genere, sia del resto del mondo, quindi dopo. Dopo quella paura si trasforma in coraggio quando hai necessità, però bisogna che te la porti sempre dietro. Infatti, bisogna che tu capisca che se c'è vuol dire che deve esserci. Ecco. Non devi avere né un atteggiamento di rifiuto né un atteggiamento di soccombere. Ecco, neanche soccombere bisogna la paura, perché soccombere la paura vuol dire rinunciare a fare una cosa. Puoi anche farlo, però a quel punto non hai fatto niente. Ecco. Io vorrei anche di rispetto per quella cosa. Certo, rispetto sì. Rispetto per la moto, per gli elementi naturali, si parla del rispetto per la montagna, rispetto per il mare. Certo. Noi abbiamo fatto anche degli sport considerati estremi, anche lì, quando hai troppa confidenza con l'elemento, purtroppo l'elemento ti insegna che invece devi portargli il rispetto. E non è sempre buono, ma arriva nella maniera più brutale. Quindi coraggio, amore, coraggio, fiducia, proprio la fiducia è una scelta filosofica, diciamo, in un certo senso, ecco. Non perché non implica una situazione anche corporea, come, va bene, ma perché è una linea che si prende, non dico una volta nella vita, perché tante volte si perde e dopo la si riacquista, però generalmente è una linea conduttrice quella della fiducia. No, cioè è il modo in cui tu normalmente pensi all'esistenza, alle vicissitudini delle cose, eccetera, eccetera. La fiducia, io parlo della fiducia in me stesso. Fiducia in te stesso non accresce, non aumenta man mano che tu hai esperienze, cioè che tu accetti le varie esperienze. Ma più esperienze hai accettato, hai conosciuto, maggiore dovrebbe essere fiducia anche nelle tue capacità. Sanno molto bene anche gli psicologi che curano i casi di immagine molto negativa di se stessi e cose di questo genere, eccetera, che mentalmente non porta a casa niente. Cioè, se tu hai una persona che ha troppa poca stima di se stessa, che ha troppa poca fiducia di se stessa, bisogna fargli fare delle esperienze positive, per forza. Cioè, bisogna che acceda a quel coraggio che gli permette di fare le esperienze positive, perché solamente in quel modo cioè, infatti, perché si instaura uno stato di poca autostima, diciamo, una persona, o addirittura molto bassa, perché così è stato trattato da bambino. Quella è un'esperienza, ma delle volte bastano poche situazioni, è molto poco. Perché i genitori, anche loro, essendo stati trattati in un certo modo e non avendo risolto molto spesso le cose, spontaneamente trasmettono al bambino questo latente senso di non valere che loro si sono portati dietro e non sanno neanche di averlo, magari. Ecco. Invece i bambini, soprattutto quelli recenti, d'accordo, dovrebbero essere trattati con le pinze da questo punto di vista, perché quando tu a un bambino gli hai fatto fare l'esperienza che lui non vale, che lui deve starsene zitto, che la sua reazione, eccetera, eccetera, è sconsiderata sempre, queste cose qui, e comincia a avere anche una serie di aggettivi che gli vengono appiccicati, per esempio sei pigro, sei distratto, tutte quante strade qui, eccetera, quelli diventano dei chiodi impiantati e dopo vai a tirar fuori tu. L'unico modo per tirarli fuori, d'accordo, è mostrare che non ci sono, ma questo deve avvenire attraverso un'esperienza,
Sì. Puoi fare ore di colloqui, perché se parli, la tua pelle, se tu parli attraverso la mente a una persona che dice sì, è vero, io riconosce tranquillamente che non c'è nessuna ragione per ritenersi uno stupidotto, d'accordo? Ecco. Però alla fine finirà sempre per ricadere lì, fino a che non fa un'esperienza di affermazione di se stesso, in un certo modo è corretta, cioè attraverso l'amore, in poche parole. Perché se alla fine quella situazione di disistima di sé si è incarnata in lui, è proprio per l'effetto dell'amore incondizionato, dell'amore condizionato. Cioè, mancava quell'amore incondizionato che gli permetteva al bambino di avere lo specchio di essere accettato, ok? Ecco, di accettarsi. E qui, se si va avanti su questi discorsi, chi mi segue lo sa bene, cioè si spiega un pochino tutto poi il disagio esistenziale dell'uomo, dell'essere umano in questo momento, cioè non c'è aspetto, non c'è persona che soffre, non c'è persona che continua a soffrire perché non trova la via di uscita, tutte queste cose qui, ma mettiamoci dentro tranquillamente anche le malattie, va bene, ecco. Non solo perché tante volte la malattia è provocata direttamente da uno stato di disistima di se stessi, senza che la persona lo sappia, ma anche perché il modo poi con cui tu gestisci una malattia è molto legato anche all'autostima, insomma, no? Ecco. Quindi, voglio dire, possiamo dire che il disagio esistenziale in generale è legato a un fantasma, perché in realtà l'autostima è come dire a una persona tu non vali, ma perché non vale? Scusa, è nato, è vivo, ha delle sue reazioni, perché si comporta in quel modo lì? Ma chi ha detto che quello che dici tu sia veramente l'unico modo possibile e quello giusto e accettabile? È quello che tu vedi in questo modo, però ci vorrebbe questo senso del relativo, no? Questa apertura, questa essere un po' a fisarmonica, no? Ecco. Barbara ne sa qualcosa perché ne abbiamo, con la sua bambina ci abbiamo lavorato sopra una vita, no? Questa roba qua. E di fatto abbiamo ottenuto dei buoni risultati, quindi vuol dire che alla fine è così anche la faccenda. Non è finita la battaglia, però. Però insomma. E alla fine l'unica cosa che ci chiama e che ci manca, scusate, è quella che i buddhisti amano tanto come parola e che è compassione. Che però noi usiamo nel senso buddista, non nel senso, diciamo... No, poveretto. Ecco, no, povero... No, poveretto. Compassione, compassione in senso buddista è legata proprio all'etimologia della parola. Compazio, va bene? Cioè, dal latino compazio. Cioè, non soffro, ma partecipo a quello che sei tu. Quindi la compassione non vuol dire stai male e io sono qua e ti dico, oh, poveretto. No, però... Non mi giro con la testa dall'altra parte, mi immedesimo in quello che tu hai, cioè nel senso che mi metto a disposizione tua e soprattutto non mi considero meglio di te perché in quel momento io non sto soffrendo. Quindi compassione è semplicemente la sintesi di questo atteggiamento, d'accordo? Per cui tu capisci intanto che tu sei quell'altro per quell'altro, cioè che tra te e quell'altro non c'è nessuna differenza, che siamo tutti quanti figli dell'uno, del divino, va bene? E siamo tutti, quando soffriamo, in sofferenza per carenza di amore. Quindi io sono lì, io comprendo che posso darti dell'amore, te lo do in maniera incondizionata, perché il momento in cui questa sofferenza si è instaurata in te è stato un momento di amore condizionato e tu per riuscire hai bisogno di amore incondizionato. Poi se ci riesco bene, se non ci riesco faccio quello che posso, però l'atteggiamento di compassione è questo, non è un atteggiamento di dire appunto poveretta la persona eccetera eccetera, oppure mi sostituisco a lui, gli tolgo il problema davanti, neanche quella non è compassione. Togliere i problemi alla gente non è compassione. Ok? Ho compassione di uno che non ha mai soldi per mangiare e gli regalo io da mangiare. Quella non dovrebbe essere chiamata compassione. Può essere una cosa anche giusta, cioè posso scegliere, posso fare come voglio, però non è automaticamente compassione. Perché compassione prevede che tu accompagni la persona che sta male, va bene, proprio la prendi sotto braccio in qualche maniera, ma per dargli la possibilità di imparare a stare meglio. È il solito discorso, l'esempio che faccio io tante volte nei corsi, no? Cioè, mi bussa a mezzogiorno uno che dice ho fame, va bene, ciappa qua, gli do metà della mia porzione. Giorno dopo, lui l'ha capita, arriva alla solita ora. Al terzo giorno che arriva e mi dice ho fame, andiamo insieme in garage, prendiamo la canna da pesca, i vermi e andiamo al fiume a pescare. Dopodiché si mangia il pesce che ha pescato lui. Va bene. E al quarto giorno io gli ho regalato la canna da pesca e tutto quanto, si arrangia.
D'accordo? Ecco, perché se no diventa dipendente da me e questo non è il suo bene, prima di tutto. Io divento dipendente da lui, questo non è neanche il mio bene, e allora come abbiamo fatto? Abbiamo risolto solo il problema della sua fame, è poco. Non solo è poco, ma non è dignitoso, non è da essere umano, no? Ecco, infatti gli animali non fanno questo. Cioè gli animali non vanno a portare il cibo a nessuno, tranne ovviamente la madre e i bambini, questo sì. È un altro discorso. Ma quando tra gli animali adulti non si fanno i piaceri, anzi se possono fregarsi la roba uno con l'altro se lo fregano, insomma. Beh, mangiano di solito a livello gerarchico, nel branco prima mangia il capo. Ma insomma esatto, ma per dirla in breve, insomma, svegliati se vuoi mangiare. L'animale ti dice questo, se no, ecco, cosa devo pensare io a te, ci scherziamo. Questo è, ecco. Allora la compassione, attenzione, perché è molto facile, proprio perché noi lo usiamo in questi termini, vederla come qualcosa che poi crea dipendenza, che poi non promuove. Ecco. La compassione invece è proprio accompagnamento di una persona in difficoltà, d'accordo? È anche il sentimento che quello che sta accadendo a lui è quello che può accadere a te, e non c'è differenza. Potrebbe essere la compassione vista anche come gratitudine nel capire un'esperienza senza viverla in prima persona. Cioè, se io vedo una persona che gli succede qualcosa di sgradevole, di poco spiacevole, io attraverso lui posso imparare, e quindi senza viverla in prima persona. Quindi in questa maniera mi metto in sintonia con le sue emozioni e devo essere grato a quella persona per questo. Esattamente, infatti la compassione è essenzialmente un sentimento di gratitudine, cioè dal punto di vista del sentimento, al di là del concetto, d'accordo? Del sentire, la compassione comporta gratitudine. Dice, ma gratitudine perché tu stai male? Ma sì, perché sto imparando. Perché tu sei grato a lui, che a lui ti fa vedere una sofferenza e la mia strada magari per evitarlo o per capire il significato per di imparare a vivere alla fine. E questo imparo io attraverso la tua sofferenza, no? Questo è sempre la cosa, no? Questo sì. No, no, e la paura invece è quello di far finta che non esista, no? In modo da non provare neanche il puretto, vogliono vedere. Okay. Con questo concludiamo, d'accordo? Perché giustamente Marco mi faceva osservare che abbiamo passato la mezz'ora, ecco, gli avevo chiesto io l'altra parte. Allora, stai attento. L'amore incondizionato, come abbiamo detto, che abbiamo spiegato cosa molto, molto confusamente, molto in maniera razionata, però voi sapete che questa è la caratteristica di queste trasmissioni che volutamente vogliono essere in questo modo. Ecco, abbiamo proprio cercato di non dare l'impressione della conferenza, insomma, ecco. Ma non perché le conferenze stanno bellissime, ma perché questo dà altre cose. Ma perché sono discorsi tra amici, quindi non si approfondiscono proprio in maniera... Ci interessa far vedere l'amore che c'è tra di noi, esatto. Di più che una perfezione. Ecco. Se ci mettiamo gli occhi dell'amore incondizionato, vediamo la realtà. Ecco perché vediamo la bellezza e la perfezione della creazione. Cioè, l'ultima frase, no? La creazione è... Cioè, può essere un dubbio che sia perfetta. Ma come può non essere? Invece con tutto il male che c'è mi dici che è perfetta. È quello che tu chiami male, è quello che tu vedi come male, perché non lo vuoi. Comincia a accettare che anche quello può essere perfetto, soprattutto se tu ti metti in condizioni di accettazione di disponibilità di imparare, ok? E vedrai che anche quello diventa perfetto. Parlavo dei campi di concentramento nazisti prima. Anche quelli hanno avuto una loro perfezione, sono venuti fuori dei maestri spirituali strepitosi dai campi di concentramento. Quelli non venivano mica fuori così se non erano in campo di concentramento. E così via. Allora dice, allora bisogna fare un montone di campi di concentramento, vero? No, non sto dicendo questo. Ci pensa l'universo a mettere lì ogni tanto queste robe qui. E anche quello non è che sia molto buono con se stesso quando fa qualche... o quando crea una stella o quando la distrugge, cioè fa di quelle cose. Ecco, ma soprattutto bisogna veramente scegliere. Tu credi, piccolo uomo, veramente di poter dire cosa è giusto e cosa è sbagliato? Puoi pensare di poterlo dire, ma c'è perché è evidente, si vede che è così. Calma, come dicevo prima, una delle cose che mi piace a volte fare è smontare un po' questa sicurezza nel dire questo è il male, questo è il bene, soprattutto su fatti storici o questo genere. Cioè, noi leggiamo sempre quello che ci propinano, no? Però il rovescio della medaglia
No, non lo guardiamo mai, ecco, perché in genere non ce lo propinano, anche cioè non ce lo dicono, e allora bisognerebbe andarlo a vedere. Allora, quando io mi metto gli occhiali dell'amore, d'accordo, io vedo la perfezione, quindi la bellezza della creazione. La vedo in tutto, la vedo in ogni cosa, perché amo. Questo è il punto. Frase notissima, espressa da una quantità enorme di maestri, anche di poeti, di persone, eccetera, però la ripetiamo questa sera, va bene. Quando noi guardiamo il mondo con gli occhi dell'amore, ok, vediamo solo in questo modo possiamo vedere la perfezione. E cosa ce ne frega di vedere la perfezione? Cioè, si chiama felicità quella roba lì. Ecco, vedi tu. Ecco. Se vuoi essere felice, vabbè. Però tu pensi di essere venuto a questo mondo per essere felice, infelice. Beh, insomma, io vorrei essere felice. Ecco, allora, questo è il discorso. Cioè, capito? Non è che ci sia tanto da giocare su questa roba. Bene, io ringraziando di Dio. Bene, beh, allora teniamo buono che il prossimo appuntamento 5 aprile. è sempre sì, perché Sì, no, so, è scritto là, guarda. ah, boh, allora già guardato, bravi. Sì, abbiamo studiato, avete studiato, siamo bravi ragazzi. Che è un venerdì 5 aprile, quindi se qualcuno vuole intervenire un venerdì. Sì. a questa trasmissione, a partecipare, viverla personalmente, vi invitiamo tutti a Conegliano. L'indirizzo email è quello di Eos. EOS, aspetta che faccio sempre confusione tra questo e quello del coso, La mettiamo in sotto di sì, pressione. perché mi faccio confusione con quello del sito, del sito della pagina di Facebook, non mi ricordo più se Va bene, è EOS, una eos@gmail.com. O se è Italia EOS, Non è EOS. mi ricordo più se è EOS solo o Italia EOS, vabbè, Non importa. comunque la scrivo Quando io verrà in sotto, sovraimpressione la è vedrete una delle e due. Chi vuole può venire a qui braccia aperte. a Conegliano, siamo in centro a Conegliano, In Corte delle 8, Rose. in Corte delle Rose alle 8 di Meglio sera. si è avvisato un attimo prima. Sì, anche così. Sì, perché locale quello che è, quindi però saremo molto contenti, Oltre le soprattutto 450 persone dobbiamo esatto. Vabbè, casomai prendiamo di nuovo, sì, si Ah, può bene, fare, esatto. ecco. No, io vorrei anche fare un ringraziamento a tutte le persone che ci guardano, che siete veramente tanti e spero che crescerete ancora. Migliaia. Sì. Che il mese scorso 2000 persone. 2000 persone, 2000 sì. persone. Quindi io ringrazio tantissimo voi dal profondo del nostro cuore, visto che siamo tutti Certo. qua. E seguiteci sempre, ci fate un sacco di piacere. Ciao a tutti! Ciao.